La presunta malinconia, mi ricordo che quando nel 2015 avevo iniziato questi quadri, forse anche prima, chiamai mia moglie e gli dissi, Clara, lei insegnava la Sapienza. Gli dissi, dico, cosa ne pensi di questo titolo? Era marzo, dico, cosa ne pensi di questo titolo, La fine dell'estate? Beh, dice, sei un po' così. Portato al negativo, non al negativo, perché dico, se non è ancora cominciata la primavera, tu vedi già la fine della cosa. E così è stato, insomma, però non li ho mai visti come un senso di negazione di queste cose. La fine dell'estate per me è un passaggio bello, con i colori, col verde, i colori che mutano, quindi non è mai una decadenza, è sempre una cosa di prospettiva, così. Quindi la fine dell'estate vuol dire che porta a un'altra stagione molto più bella, molto più ricca, molto più... E così è stato. Sono contento di questi lavori che io avevo fatto su quest'idea del mare, della terra, del cielo, e questo volo di uccelli, volo di bambini, bambini che giocano con gli aquiloni. È un senso così di scoprire la vita, non di umiliarla, di scoprirla, cioè portarla avanti. La fine dell'estate vuol dire che dopo comincia un altro ciclo, altrettanto bello, altrettanto vivo. E questo è quello che mi consola così, e anche questa presenza di mia moglie, insomma, che era una persona molto attiva, molte cose, quindi anche tra di loro c'è un ottimo così, rapporto.